Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Io sono Emanuele Iea ed è un boato che non pubblico un video e ho deciso di ricominciare a fare qualche cosa anche qui su YouTube. Vi ricordo che comunque per rimanere sempre aggiornati potete cliccare un bel like e follow sui miei canali social come Instagram e TikTok. Ma cominciamo subito con questa recensione no spoiler per la prima parte e un po' spoiler per la seconda, quindi diciamo vi avvertirò quando ci sarà il rischio spoiler. Se non l'avete visto potete stare tranquilli, vi ho detto vi avviso, quindi continuate a guardare. Allora, innanzitutto Ant-Man and the Wasp Quantumania. Iniziamo proprio dal principio. Per vedere questo film è buona cosa aver visto la serie Loki e almeno il primo film di Ant-Man, che appunto ci dà una piccola spiegazione, una piccola anticipazione a quello che poi andremo a vedere all'interno di Ant-Man and the Wasp Quantum. Nel complesso il film è molto bello, mi è piaciuto tanto e vabbè, a me piace proprio il personaggio di Ant-Man, mi piace molto vedere come lui si prodiga nel compiere le sue imprese supereroistiche pur non essendo dotato di superpoteri. Perché parliamoci chiaro, Scott Lang non ha poteri, ha una tuta che lo rende gigante o lo rende minuscolo, e voi direte, a me coglioni, dici niente. Sì, certo, per carità, è qualcosa di molto serio, non è in grado di dominare i fulmini, non è dotato di super forza, non diventa invisibile, non lancia fuoco, non vola. Lui è un uomo con una super tuta, ma nonostante questo è dotato di un super potere davvero molto molto forte, che suonerà un po' da bacio perugina e ve lo dirò dopo, perché così magari intanto vi continuate a vedere il video. Questo è il primo film che apre la fase 5 della saga Infinity e dovrà, se non altro, portarci a quello che sarà poi il seguito con Kang Dynasty, Secret Wars e così sia, e quindi avviarci verso la fase 6. Ora, detto questo, a me il film è piaciuto. Ci sono un po' di cose che stonano e ve le racconterò nello specifico nella parte con un po' di spoiler, ma adesso vi devo dire che nel complesso a me piace, ho sentito in rete gente che si lamenta di scene viste nel trailer e che nel film non sono presenti, come ad esempio quando nel trailer si sente io posso ridarti quello che stai cercando, quello che tu vuoi e cosa voglio, dice Scott, tempo, e si vede appunto Cassie che corre da bambina verso il papà e lo riabbraccia, come a far intendere che Kang voglia restituire gli anni che lui ha passato all'interno del regno quantico durante lo schiocco delle dita di Thanos. Cosa che però all'interno del film non si vede, io penso che sia una questione, sicuramente c'è un po' di magheggio da parte dei montatori che hanno editato quel trailer anche un po' per, no? Che sì, può stonare un pochino, però voglio dire, alla fin fine il film è bello lo stesso, non è che quella scena, senza quella scena il film è terribile, cioè o ti piace o non ti piace. A parte questo, nel complesso mi è piaciuto molto, mi piace tanto il personaggio di Scott Lang, mi piace la sua vena comica, auto-ironica presente nel film, in tutti i suoi film, ed è proprio la cosa che amo di più. Nel film fa gioco, forza, anche la presenza di Kang, dove Major, che interpreta appunto Kang o Kang, non lo so, nel film lo chiamano Kang, lui ha una presenza scenica spaventosa, ragazzi, fa paura, cattura lo schermo, è formidabile, forte davvero una cifra. Mi è piaciuto un sacco le sue espressioni, la sua capacità di trasmettere, cioè quello che mi piace tanto del personaggio di Kang all'interno del film di Ant-Man Quantumania è la stessa caratteristica che ho trovato in Thanos, e probabilmente potrete non essere d'accordo con me, ma chi se ne frega, d'altronde questa è la mia opinione. Qual è questa peculiarità? Loro non sono cattivi, cioè nella loro insana logica c'è un senso abbastanza pratico e importante, cioè Thanos voleva dimezzare la popolazione vivente all'interno di tutto l'universo per garantire l'equilibrio dell'universo, cioè voleva, dice, se l'universo deve continuare a vivere in maniera imparziale io devo sterminare metà della razza, delle razze viventi, che per quanto crudele ha un senso. Così come Kang quello che fa lo fa per una motivazione molto importante che nulla ha a che vedere con la crudeltà o la cattiveria. Non ve la posso specificare qui in questa parte del video perché fa parte della spoiler e quindi non è il caso, però vi posso dire che Kang è sì crudele, ma non è cattivo. Mi è piaciuto tantissimo il personaggio di MODOK, il villain presente anche nei fumetti, che è un testone gigante con
braccia e gambe che escono fuori così. Nella parte spoiler andrò più nel dettaglio, però a me sinceramente mi è piaciuto. Certo è che mi aspettavo un villain, diciamo una spalla di un villain un pochino più serio, un pochino, anche un pochino più intelligente, però comunque a me piace. Sì, è vero, graficamente lascia un po' a desiderare quando si leva la maschera e si vede il volto, diciamo che a livello grafico poteva essere fatto leggerissimamente meglio, ma ciò non toglie che comunque è figo vedere un personaggio così peculiare all'interno di un live action come Ant-Man and the Wasp Quantumania. Veniamo a Hank Pym. Allora, Hank per tutto il film, se c'è o non c'è, non cambia niente. Però a un certo punto devo dire che effettivamente ha il suo momento catartico e cavolo, mi ha fatto venire i brividi. Mi ha fatto davvero venire i brividi. È bella la scena in cui anche lui si prende il suo momento di gloria e merita davvero il suo spazio, in quanto farà qualcosa di davvero molto importante che vi dirò fra poco nella parte spoiler. Poi veniamo a lei. Come possiamo non parlare di lei? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer che interpreta Jeanette. È Michelle Pfeiffer, quindi a livello estetico possiamo dire ben poco. E diciamo che per la parte non spoiler è difficile parlare di questo personaggio, perché ha un ruolo importante che però tarda ad arrivare e posso parlarvene meglio nella parte spoiler. Quello che vi posso dire è che anche lei, tutto sommato, non ha un ruolo molto incisivo all'interno del film, se non che a un certo punto rivela dei dettagli molto importanti. Nel complesso, comunque, mi è piaciuto molto. Quindi è un film importante e dopo Thanos serviva un villain con i maroon glacé, belli glacé. E chi se non Kang, ok? Suona strano che sia stato proprio Ant-Man a affrontarlo, ma non tanto perché quando vedrete il film ve ne renderete conto ed è il potere che ha Scott Lang, di cui parlerò nella parte spoiler, a renderlo fondamentale per poi battersi con Kang. Detto questo, siamo arrivati alla fase in cui parlo del film in maniera spoilerata, quindi se non avete visto il film dovete per forza interrompere qui. Vi ricordo di seguirmi anche sui miei canali social TikTok e Instagram e avete 3 secondi di tempo per chiudere questo video, altrimenti a voi lo spoiler. 3, 2, 1. Bene, parliamo del film in spoiler version. Come ho già detto, per vedere, per capire, per gustarsi appieno questo film è importante aver visto Ant-Man il primo capitolo e anche Loki la serie. Questo perché da una parte abbiamo un villain presente all'interno di Quantumania che arriva direttamente dal primo film di Ant-Man e la serie Loki ci parla del multiverso. Si potrebbe pensare anche di vedere Doctor Strange in Multiverse of Madness, ma sinceramente non lo vedo rilevante. Cioè, se tu vedi Loki è molto più chiara poi la visione del film Quantumania, perché in Loki esistono le varianti, se non avete visto Loki la serie andate a vedere, farò dello spoiler adesso. In Loki si vede un'agenzia, la TVA, che si occupa di ripristinare le linee temporali laddove le varianti delle persone creano linee temporali alternative. Mi spiego. Io mi trovo a un bivio e scelgo di andare a destra, ma in un'altra realtà, realtà alternativa, sempre io, invece che andare a destra, andrò a sinistra. In quel momento si creano delle due realtà coesistenti che proseguono lungo percorsi diversi e quindi una delle due deve essere eliminata. Ed è quello che fa Loki all'interno della sua serie. Perché dico che è importante? Perché uno ci spiega il concetto di multiverso, di varianti di noi stessi, dei personaggi che conosciamo, e perché le due scene post-credit, appunto, una fa riferimento ai film che dovranno uscire, l'altra probabilmente alla seconda stagione di Loki. Ma ci arriverò con calma. Allora, ho detto che è importante aver visto Ant-Man. Questo perché, oltre che aprirci le porte al regno quantico, cioè alla visione un po' più ristretta del concetto quantistico di realtà, uno dei villain che troviamo in Quantumania arriva direttamente da Ant, e sto parlando del Calabrone. Proprio lui. E ora vi mostrerò la scena del film che poi ricollegherà il villain che troveremo
nel film Quantumania. E il villain di cui sto parlando è MODOK. Mi dispiace, tesoro, devi aiutare papà a pagare per i suoi errori. Tu rimani dietro di me, ok? Sì. Non ti muovere. Devo rimpicciolirmi tra le molecole per poter entrare. Perché non ci lasci in pace? Papà, aiuto! Ti amo, Cassie. Esatto, Corey Stoll, che interpretava Darren Cross, quindi il calabrone, altri non è o altri non sarà che MODOK. E sì, è vero, poteva essere fatto graficamente meglio, cioè fin tanto che ha il suo mascherone gigante è fighissimo, poi quando si smaschera e si vede questo faccione gigantesco con le braccine e le gambine che escono da questo capoccione, un pochino lascia a desiderare graficamente, perché comunque è sgranato, un po' opaco, e diciamo che da Marvel Studios mi aspetto qualcosa di leggerissimamente meglio. Però tutto sommato, cioè, voglio dire, non siamo i sommelier del cinema, e va anche bene, quindi perché criticarlo? Certo è che la sua fine è veramente, cioè, nel film Ant-Man lui impazzisce, si prende la tuta e vuole far fuori tutto. Poi Ant-Man si riduce a una particella e entra all'interno della sua tuta e lo distrugge dall'interno, costringendo, cioè facendolo diventare lui stesso una particella quantica, e sparisce. E così sparisce anche Scott, che all'interno del regno quantico fluttua nel nulla, e solo la voce della figlia gli darà la forza per tornare indietro. Ed è proprio questa forza che fa parte peculiare del personaggio, che all'interno di Quantumania gli darà la forza per compiere un'azione importantissima. Se vi ricordate, vi ho detto che il superpotere di Scott non è la super forza, la super vista, la super velocità, bla bla bla, ma è un altro, un superpotere da bacio perugina, l'amore che ha per la figlia. Sì. Perché così come nel primo film, nella scena che vi ho fatto vedere, lui troverà la forza di tornare nella realtà, nel mondo degli esseri umani, diciamo così, solo grazie alla voce della figlia, anche in Quantumania, lui troverà la forza di compiere la sua azione solo grazie alla voce della figlia. Di che cosa sto parlando? Kang è esiliato all'interno del regno quantico dalle sue stesse varianti. Quello che fa Kang è eliminarle, elimina le sue varianti. Questo perché, come vi ho spiegato per la serie Loki, ogni variante di sé non può esistere, no? E quello che fa Kang non è eliminare la sua variante, ma eliminare proprio la variante della realtà. Cioè la realtà che si crea, la variante che si crea della realtà che noi conosciamo, lui la cancella completamente, eliminando quindi la sua variante, la variante di Kang. Ed è per questo che lo hanno bannato e costretto all'interno del regno quantico. Lo hanno costretto lì dentro insieme alla sua poltrona, in grado di viaggiare lungo lo spazio-tempo. Questa poltrona che funziona attraverso un motore quantistico, che però è congelato, è bloccato, è fermo, ed era riuscito a far funzionare grazie all'aiuto di Jeanette. Ora, per questo vi ho detto prima che Jeanette sapeva delle cose che però non aveva detto, cioè quale persona sana di mente esce dal regno quantico e, facente parte lei della famiglia degli Ant, gli Ant Family, quindi che giocano proprio con le particelle quantiche, con la realtà quantica, non avvisa che all'interno del regno quantico c'è un passo criminale che distrugge le realtà, i mondi, distrugge qualsiasi cosa lui incontra, che anche il distruttore, il conquistatore, cioè lei è uscita da lì e non ha detto niente a nessuno. E quando arriverà il momento di parlare non lo farà, e per quasi tutto il film lei non parlerà, se non che a un certo punto si incontra con Bill Maury. La sua scena poi è epica, cioè tutta la scena in cui c'è Bill Maury non si fa altro che parlare del suo pisello. Non mi chiedete perché, ma è così, perché poi si scoprirà che Bill Maury e Jeanette hanno avuto una relazione amorosa, e di conseguenza sarà proprio per via del tempo trascorso all'interno del regno quantico che loro due, no? E lo lascia intendere. Infatti a un certo punto Hank chiederà a Jeanette se, poi domanda un po' retorica,
c'era stato qualcosa tra di loro, e lei risponderà sì. E giustamente Hank, da uomo maturo, dirà sì, anch'io ho le mie esigenze, credevo di non rivederti più, e poi la cosa è finita perché non eri. E vabbè, quindi quando lui gli fa a Bill Maury, gli chiede ma tu sei un essere umano? Lui risponde no, non sono un essere umano, lo sono solo in alcuni specifici. Comunque, Jeanette era ben consapevole di quello che c'era all'interno del Regno Quantico, sapeva che c'erano delle lotte intestine, sapevano che c'erano i ribelli, sapeva che c'era Kang, il conquistatore, il demolitore, il distruttore, e sapeva il rischio che si correva con giocare con il Regno Quantico. E quando Cassie inventa un macchinario, quello che si vede all'interno del trailer, per mappare il Regno Quantico senza andarci dentro, è lì che tutto avviene. Perché nel momento in cui viene attivato questo sonar che mappa il Regno Quantico, emette un segnale che MODOK, Darren, capta e quindi lì prende quella forza e li inserisce, li porta all'interno del Regno Quantico. Ed è proprio lì che poi lei avrebbe dovuto spiegare le cose come stavano, invece non lo fa, non lo fa. All'interno del Regno Quantico vengono portati tutta la famiglia Ant, tutta la Ant Family viene catapultata all'interno del Regno Quantico, compreso le formiche di Pink, di Hank. Lo dico perché non è un dettaglio irrilevante. Ah, insomma, tutta questa vicenda, e dicevo appunto che Kang è all'interno del Regno Quantico ed è bloccato lì dentro, l'unico modo che ha per uscire è questo motore quantistico che grazie a Jeanette era riuscito a far rifunzionare. Poi quando Jeanette mette la mano sul motore, sulla poltrona di Kang o Kang, vede quello che è la memoria di Kang, quindi vede quello che è in grado di fare, la distruzione che ha portato all'interno di diversi mondi in realtà alternative, e decide quindi di impedirgli di partire. Riesce a scappare, viene salvata dalla famiglia Hank, dall'Ant Family, e niente, lei poi si terrà questo segreto, se lo porterà avanti fino al film che dobbiamo vedere. Ant-Man, poi. E quando poi Scott con Cassie si trovano ad affrontare Kang catturerà Cassie e dirà a Scott: se tu mi aiuti a rubare una cosa, che poi in realtà non la ruba, perché rubare vuol dire che lui va e ruba qualcosa, ma in realtà non lo fa, e gli fa questa, gli chiede questa cosa perché nel primo film appunto esce di prigione dopo aver scontato una pena per furti, truffe e quant'altro, perché lui comunque è un ladro bravo, brutto dire, bravo ladro. Se tu mi aiuti a fare questa cosa, quindi a rimpicciolire il mio motore quantico, perché quello che si vede nel trailer che gira, che fa, è il motore quantico, che poi in realtà è una palla così, ok, che è stata ingigantita da Jeanette, e poi lei è scappata, no? E quindi che cosa succede? Succede che Scott deve intuffarsi all'interno di questa palla, all'interno del quale il mondo cambia completamente, cioè lì dentro non c'è niente se non tutte le tue varianti, tutte le tue possibilità. Si troverà lì dentro, sarà sommerso da tutte le sue varianti e starà solo grazie alla voce della figlia che troverà la forza di arrivare fino in cima e cercare di toccare uno degli anelli. Però non ci riuscirà, ed è allora che subentrerà The Wasp, che lo prenderà al volo mentre sta cadendo, e insieme riusciranno a attaccargli quegli aggeggini che loro usano per rimpicciolire e ingigantire le cose, facendo ritornare questo motore quantistico alle dimensioni naturali. A questo punto si pensa che comunque basta, è finito. Cioè Kang ha dei poteri straordinari, oltre che sapere come sono iniziate le cose e come finiranno, è dotato anche di una tuta che gli conferisce dei poteri mostruosi, lui para onde energetiche dalle braccia e disintegra le persone, quindi ok, ha preso quello che doveva prendere, adesso disintegra tutti, e invece no. Non so per quale motivo, non ve lo so spiegare effettivamente, anche se è bello comunque come è costruito tutto quanto. E comincia così una lotta, una battaglia fra la Ant Family, i ribelli e Kang e tutta la sua armata, che poi come se l'è creata questa armata non si sa, però comunque ce l'ha. E a un certo punto MODOK si scontra con Cassie. Quando poi Cassie lo mette KO, sta per andare ad aiutare Scott a bloccare dei cerchi giganti che dovrebbero azionare la macchina per viaggiare nel tempo, bla bla bla. Lei si ferma, guarda MODOK riconoscendo Darren, e gli dice: Darren, smettila di fare il cazzone. E Darren risponde: no, ma io non so fare altro. E come mi dici, a me mi dici non fare l'imbecille, ma io non so fare altro, sono un imbecille. Cioè, una cosa, vabbè, comunque. Ed è da qui che inizia il suo percorso di redenzione, nel modo più strano possibile. No, non è mai tardi per smettere di fare il cazzone, dice.
e se ne va ad aiutare il papà. Vabbè, comunque, a un certo punto riescono a fermare questi cerchi, quindi bloccano il motore quantistico e inizia la lotta, una lotta importante. Kang scende in pista e comincia a sterminare tutti e affronta Cassie e The Wasp e Ant-Man. Stanno per avere la peggio, se non che, qui che mi si è aperto il cuore, se non che arriva lui, bello bello, arriva Hank Pym con il suo esercito di formiche super evolute, perché all'interno del Regno Quantico il tempo va un po' come gli pare e per le formiche il tempo è passato velocissimamente e hanno sviluppato delle capacità cognitive spaventose e delle tecnologie mai viste prima. Non mi chiedete perché, non ve posso dare una risposta, e d'altronde è un film supereroistico. Che risposta volete? Veramente volete una risposta? Stiamo parlando di gente che viaggia nel tempo e realtà alternative, cioè volete davvero sapere com'è possibile che delle formiche sviluppano un'intelligenza superiore a quella degli esseri umani? Davvero? Arriva lui con questo esercito di formiche e attaccano Kang e riescono a buttarlo a terra, gli strappano via la tuta ed è fantastica la scena che si vede che lui super coatto e super figo riempie lo schermo, è spaventoso ragazzi, è bellissimo, ve lo giuro. Comunque niente, Kang sparisce di scena, vanno all'interno della torre, riescono ad aprire il portale per tornare nella loro realtà, entrano tutti tranne Scott che viene bloccato da Kang e inizia una battaglia a suon di niente poteri, niente armi, niente, solo punti, ossa e tendini. Fantastico, uno scontro meraviglioso, mi è piaciuto davvero tanto. E a un certo punto Kang dice a Scott: credevi veramente di vincere? E Scott dice: io non devo vincere, dobbiamo solo perdere entrambi. Ragazzi, ho i brividi a raccontarvelo. Bello. E sta per avere la peggio, poi arriva The Wasp e lo salva un'altra volta e insieme riescono a far implodere il motore quantistico, la palletta di cui vi ho parlato prima, e buttandoci sopra Kang lui implode insieme a questa, e si presuppone che Kang sia morto, ma io non credo, nel senso, parliamo di un rimpicciolamento, quindi probabilmente è diventato ancora più piccolo del quantico. Io non so cosa c'è sotto il Regno Quantico, ma sicuramente qualcosa c'è, anche perché Kang non credo possa morire. E una cosa importante era che Kang diceva: io devo uscire dal Regno Quantico perché se non esco succederà qualcosa di davvero spaventoso. Ora tenete a mente questo dettaglio. Praticamente loro escono dal Regno Quantico e tutto finisce bene, se non che nella scena finale Scott ricomincia, si vede la stessa immagine iniziale del film, quindi Scott che passeggia, e a un certo punto pensa: ma avrò fatto una cosa giusta? Cioè, è possibile che io abbia fatto una stupidaggine ad uccidere Kang? Ma Kang è morto davvero? Kang ha detto che se non fosse uscito dal Regno Quantico sarebbe successo qualcosa di spaventoso, non è che adesso ho condannato l'intero pianeta alla fine? E poi dice: no, ma quando mai, ma figurati, e finisce il film. Scene post credit. La prima scena post-credit mostra la dinastia di Kang, cioè mostra la congregazione dei Kang, tutte le varianti di Kang, tutte, ci sono tutte, e parlano dicendo: hanno eliminato il rinnegato e adesso stanno giocando con il multiverso, dobbiamo impedirgli di andare. Di questo ci fa pensare che questa scena post-credit possa in qualche modo aprire le porte a quelli che saranno i nuovi prossimi film, ad esempio appunto Kang Dynasty e Secret Wars, Secret Invasion, Secret Blue, questi prossimi film. Poi la seconda post credit, che sarà visibile solo dopo 48 minuti di titoli di coda, che poi forse sono io che sto strano, ma sinceramente, ma mi dite un nome, uno dei nomi dei tecnici presenti nei titoli di coda, cioè chi si mette a lei, come chi ha mai letto il bugiardino del Loki? Veramente, su 10 persone una? Perché 48 minuti di titoli di coda, cavolo, mi ci stavo addormentando veramente, cioè ho resistito tutto il film e poi ai titoli di coda mi stavo addormentando, cioè mentre aspettavo la parte più importante del film, cioè la post credit, l'ultima. Vabbè, comunque, dopo 48 titoli di coda, dopo 48 minuti di titoli di coda, arriva la seconda post credit, ed è qui che diventa importantissimo aver visto Loki, la serie, perché sarà proprio Loki protagonista, insieme a Mobius, non Morbius, Mobius, protagonista di questa post-credit, che mostrerà una scena molto importante, ovvero una variante di Kang, o Kang, nel 1800, non lo so, comunque in un'epoca molto lontana, in una specie di congresso parlare a una platea della sua prossima invenzione.
una macchina del tempo. E questo quindi apre le porte per la seconda stagione di Loki, che entrerà ufficialmente a far parte anch'essa della fase 5 della Infinity Saga. E probabilmente Kang quindi ce lo porteremo avanti fino alla fase 6 della Infinity Saga. E quindi non ci resta che aspettare. Perciò ragazzi, il mio voto in questo film è 4/5. Mi è piaciuto, sono contento di averlo visto, me lo rivedrò sicuramente, non credo che andrò al cinema, però una cosa importante ragazzi, se volete vedere questo film dovete vederlo in 3D. Non vi inventate storie, per vedere questo film, per goderne appieno, dovete vederlo in 3D. Meglio se lo fate in una sala IMAX. Perché no, non mi pagano di sta cosa, quindi non c'è pubblicità o cose, però l'IMAX rende molto, 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 molto di più di qualsiasi altro grande schermo. L'ambientazione, lo schermo curvo, gigantesco, l'impianto sonoro, tanta roba. In 3D il film può dare qualcosa di più, anzi, molto di più. Perciò 4/5 è il mio voto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ricordate di seguirmi qui su Instagram e su TikTok. Lasciate like, mettete follow e condividete questo video. E come dico sempre, yeah!